In questo, tutto deve essere collegato, se ciò non avviene diventa un qualcosa di frammentario. E quello non sta fermo, è quello di Menna nel frattempo. Bene, c'è la forza di espulsione del corpo, quindi ciò che lo percepisce così, lo dice così, colpiamo forte, non si scherza. Questo al pari, senti che è differente, non appena io tiro, sbalzamento, come se si sbalzasse. Quindi nell'atto in cui faccio questo, lui, per l'effetto della torsione, viene sbalzato. Non vado ad assorbire un corpo, altrimenti lui che è forte mi dà il primo corpo, me ne dà un secondo, al terzo uno dei due si rompe. E se io sono quello più vecchio, quello più malandato, sono quello che si rompe prima, è una legge di natura. E allora la natura io pongo la fisica. Quindi quando arriva lentamente, lento per rallentatore, io oppongo una mia controtorsione, sto facendo proprio qualcosa di veramente eccessivo in questo momento. Sentite proprio questo. Uno, vedete? E uno tanto lo vedete qui. Qui, chi si ricorda che passino dell'anno scorso, da qui carico, vedete, e vado su questo punticino qua. Ma non vado a colpire, boom, mi dovete far male. Vado quasi a strofinarlo, come quando vado a fare, solo che la fermo, da qui verso qui. Questo lavoro qua, punting, si crea una leva sul trauma, bam, dentro. Questo lavoro qua. Siamo.
basso, tecnica di controllo, okay. Quindi come vedete non serve un'esplosività nel... se fate la tecnica in modo esplosivo non vi rimane niente del vostro collega. 1, 2, 3, da qui avanzo, poi qui e chiudo, eccola, controllo, lo trovate anche sul libro.